Qui ci troviamo in casa mia dove appunto nel computer abbiamo visto il sito della parrocchia trinita.tv dove trasmettiamo in streaming tutto ciò che avviene in chiesa, quindi la messa di tutti i giorni, trasmettiamo le varie funzioni, i battesimi, i funerali e adesso giovedì questo per esempio inizieremo anche la trasmissione la sera alle ore 21 in diretta la lettura continua della Bibbia. Com'è che è nata questa idea? Quando è che si è ritenuto che Gesù appunto potesse parlare anche attraverso il web? Ma è nata per un'esigenza che avevamo quando ero a Civate e c'era una nostra ragazza che partecipava al coro e è andata a fare uno stage in progetto Erasmus all'estero e dice mi mancherà molto la messa del nostro paese. E allora abbiamo detto facciamogli una sorpresa, vediamo se si può. Quindi ho sentito un po', ecco, un ragazzo mio amico che aveva molte doti in questo campo e ha detto ma non si può trasmettere qualcosa. Sì, certo, si è messo. Senta, da qua la trasmettete anche in cinese? Ecco, arrivato qui mi mancava un po' questa diretta, anche perché poi molti seguivano la messa in diretta anche da altre nazioni. E allora arrivato qui dico c'è un'opportunità anche qui di fare questo impianto, ecco, per la trasmissione. Qui poi siamo nel quartiere di Milano che è frequentato da molti cinesi, dove esiste anche la cappellania cinese, cioè un sacerdote che è dedicato appunto alla pastorale delle persone di lingua cinese della diocesi di Milano. E allora c'è tutte le domeniche una messa alle 15:45, ogni domenica una messa per la comunità cinese, naturalmente in cinese. E naturalmente va anch'essa in onda su internet e quindi raggiunge anche i villaggi lontani della Cina dove qualcuno ci ascolta. C'è qualche critico rispetto a questa nuova forma di linguaggio della Chiesa? Sì, beh, ci sono quelli che dicono che in chiesa bisogna venire e quindi che non vale, però ecco, è vero che assistere alla messa in internet non vale se non hai dei motivi seri per cui non devi venire in chiesa, però pensiamo a delle conferenze, cioè, ma dopo non viene nessuno, ma a noi interessa che la gente venga o che la gente ascolti, che la parola di Dio sia diffusa oppure che la gente venga a trovarci in chiesa. Ha qualche idea per il futuro? E l'idea per il futuro sarebbe quello davvero magari di fare qualcosa di bello e che tenga insieme un po' tutta questa comunità, la comunità cinese, la comunità italiana, magari utilizzando anche le TV locali o i giornali locali perché è molto bello questa sinergia. Se noi portiamo la comunione, la conoscenza, la collaborazione, noi in fondo portiamo il Vangelo. Chiunque di noi lavora per questo e non lavora per dividere, invece, ecco, lavora comunque per il Regno dei Cieli. Siete all'ascolto di Radio Trinità 3.